Benvenuti al Festival della Statistica e della Demografia. Siamo nella bellissima cornice di Treviso, all'interno del DOM di Piazza dei Signori e sono in compagnia della classe vincitrice della quarta edizione del censimento permanente sui banchi di scuola nella sezione Scuola Secondaria di Primo Grado. Siamo con la classe ex prima dell'Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Rivoli e sono qui con la professoressa Sara Novello che ha guidato in maniera mirabile questi ragazzi, i quali hanno realizzato una bellissima infografica che racconta il loro territorio, quello di Rivoli. Non rubo tempo a questi ragazzi che sono venuti tutti insieme dalla loro città per ritirare questo premio e lascio la parola subito a Gabriele che ci racconterà qualcosa del loro istituto. Noi siamo la classe potenziata di matematica dell'Istituto Giacomo Matteotti a Rivoli in provincia di Torino e come classe potenziata in matematica ci ritroviamo un giorno a settimana dopo l'orario scolastico per imparare nuovi argomenti avanzati in matematica lavorando sempre a gruppi. Noi siamo la seconda dell'Istituto Giacomo Matteotti, ma quando abbiamo partecipato e vinto il concorso eravamo una prima. Il metodo di lavoro. Durante le prime fasi di lavoro abbiamo approfondito il censimento e i dati grafici demografici nazionali forniti dall'Istat dal 1900 a oggi. Poi abbiamo fatto una grafica. Innanzitutto ci siamo divisi in gruppi e abbiamo scelto l'argomento da presentare sulla nostra città e grazie ad Excel abbiamo spostato gli argomenti dall'Istat. Grazie Marian, a me ha colpito una cosa. Nella scheda che avete inviato insieme al vostro lavoro avete scritto che approcciarvi alla statistica ufficiale vi ha fatto conoscere il vostro territorio in maniera più consapevole, in maniera diversa. Alcune cose forse non le avevate comprese realmente pur vivendo a Rivoli. Ci volete raccontare qualcosa di questo aspetto? Allora, a noi ci ha incuriosito conoscere di più la popolazione della nostra città e grazie ad alcuni dati abbiamo potuto acquisire una visione più reale appunto della nostra città Rivoli. Mi ha stupito scoprire questo programma che ci ha permesso di poter creare infografiche e ci sta tornando utile quest'anno in altre materie. Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Allora, una delle difficoltà che abbiamo incontrato è sicuramente quella della realizzazione dei grafici per renderli comprensibili per tutti e quindi è risultato difficile appunto renderli chiari a tutti. Allora, all'inizio abbiamo scoperto che cos'era l'Istat perché molti di noi non sapevano cos'era. Poi abbiamo lavorato su Excel per creare dei dati che ci hanno aiutato molto per la nostra infografica e l'ultima cosa che abbiamo imparato è stato dare dei siti che ci hanno permesso di creare la nostra infografica. Quindi spieghiamo un attimo questi schemi. Quindi durante questo lavoro abbiamo spiegato la demografia, quindi della città di Rivoli, quindi la divisione in fasce d'età, la condizione lavorativa e anche con lo stesso metodo la popolazione straniera. Riguardo a quest'ultima abbiamo notato che la popolazione straniera di Rivoli è praticamente la metà rispetto alla percentuale di quella nazionale. Inoltre gli stranieri di Rivoli abbiamo notato che sono molto giovani e infine abbiamo osservato che la popolazione di Rivoli è invecchiata molto negli ultimi 20 anni. Grazie. Cosa vi ha lasciato dal punto di vista umano questa esperienza? Avete lavorato insieme tanto per realizzare un'infografica così bella. Qualcuno ci vuole rispondere? Abbiamo imparato a collaborare tra di noi, sia a coppie che comunque in gruppi, anche perché oltre nei cambi d'ora, diciamo, anche quando c'è la supplenza,
la professoressa ci chiamava per appunto costruire questi grafici e quindi abbiamo dato delle idee nostre, quindi abbiamo imparato a diciamo, lasciare lo spazio alle opinioni altrui e a collaborare a coppia perché appunto la grafica è, l'abbiamo fatta diciamo, a coppia e poi sono state prese varie idee. Grazie, è una bellissima esperienza. Professoressa, vuole aggiungere qualcosa? Scusatemi per la voce, perdonatemi, la malattia degli insegnanti. Mi collego un pochino a quello che diceva Simone, cioè la tematica delle difficoltà. Io quello che ho cercato di trasmettere loro è quanto sia importante la comunicazione in ambito statistico, che va di pari passo a una buona analisi e a una buona resa attraverso dei grafici. Ci siamo ritrovati tanto ad interrogarci se questo grafico effettivamente sarebbe stato chiaro poi alle persone, li abbiamo cambiati più e più volte, abbiamo cambiato i colori, abbiamo cambiato le sfumature e questo penso che per loro sia stato importante per capire realmente ogni giorno i dati che vediamo in che modo possono essere poi per noi, da noi interpretati anche grazie proprio alla comunicazione che arriva da enti come il vostro, ecco, quindi la comunicazione davvero ha un aspetto importantissimo oltre a quello della raccolta dei dati che non va tralasciato, ecco, grazie. Grazie. Allora, le attività di promozione della cultura statistica che l'Istat porta avanti per far conoscere la statistica a un pubblico di non addetti ai lavori ha raggiunto quindi il suo obiettivo con questi ragazzi e con tanti altri che hanno partecipato alla quarta edizione del censimento permanente sui banchi di scuola. Ed è appena partita la quinta edizione, quindi speriamo di avervi con noi anche quest'anno. Quindi evviva la statistica ufficiale, evviva il censimento permanente sui banchi di scuola ed evviva voi che avete lavorato in maniera così bella insieme alla vostra insegnante che vi ha guidato. Grazie a tutti.